Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi una ricetta facile, facile, veloce, veloce. Delle frittelle dolci di ricotta. Intanto voi iscrivetevi al nostro canale e se vi piace mettete un bel like a questa ricetta e magari condividetela con i vostri amici e invitateli ad iscriversi al nostro canale. Mi raccomando. Allora, ingredienti, subito subito. Abbiamo 250 g di ricotta, due uova, un pochino di fialetta di limone o va bene anche la grattugiata di un limone, la buccia grattugiata di un limone. Poi abbiamo mezza bustina di lievito, poi abbiamo 200, scusate, 125 g di zucchero. Stavo dicendo 250 perché io di solito faccio sempre questa ricetta doppia, quindi ho quelle dosi là, me le sono dovute scrivere perché sennò poi mi sbaglio, e 250 grammi di farina, più, se volete, ovviamente è tutto relativo, un pochino di buccia grattugiata di arancio. Ma se non vi piace l'arancio, non vi piace il limone, ragazzi, metteteci la cannella che ci sta da Dio, ok? Andiamo subito ad iniziare. Rompiamo le uova. Le uova devono essere grandi, eh? Ecco qua, io le ho distrutte, non le ho rotte. E butto nell'umido, via. Poi mettiamo la ricotta. Queste sono 350 grammi, quindi ho calcolato che più o meno questa è la quantità che mi serve. E vado a mescolarla direttamente con le uova. Ok? Vado a sgranarla tutta e poi aggiungerò gli altri ingredienti man mano. Quindi faccio in maniera che venga, non vi dico una crema, ma quasi, e ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua. Come vedete, il composto è bello morbido. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a mettere un pochino di essenza di limone, come vi dicevo prima, va bene anche la buccia grattugiata, un pochino di buccia grattugiata di arancia. Mi raccomando, sempre la parte colorata, diciamo, quella bianca lasciatela addosso all'arancio perché è piuttosto amarognola, esattamente come per il limone. Lavateli bene se non sono biologici, eccetera, eccetera. Tutte quelle cose che vi dico sempre quando facciamo questo anche con gli altri dolci. Ecco qui. A questo punto metto la mezza bustina di lievito, vanigliato, non vanigliato, vedete voi. E di mio, che non ve l'avevo detto, ci aggiungo anche un pizzichino di sale perché nei dolci ci va sempre, ma io non lo metto mai sul tavolo, scusate. Vado a mescolare il tutto e man mano aggiungerò la farina. Quindi ci rivediamo a composto pronto. L'impasto è pronto, eccolo qui, ragazzi. Allora, voi tenete da parte, mettete qui vicino sul piano del lavoro un pochino di olio, vi andate ad ungere le mani, prendete un pochino di impasto e ci fate una pallina, ok? Preparate tutte le palline e poi le andate a friggere in olio di arachidi. Mi raccomando, deve essere caldo, ma non troppo caldo. Come vedete vengono più grandi, più piccole, perché non è che abbiamo una misura nelle mani, eh? Cerchiamoli, cercate di farle tutte uguali perché io, come vedete, non ci riesco, ok? Ci vediamo tra un attimo quando le ho fatte tutte. Eccoci, abbiamo messo sull'olio dei arachidi, a questo punto andiamo a fare la prova a stecchino. Se vedete delle bollicine vicino alla punta dello stecchino vuol dire che l'olio è pronto. Le bollicine si stanno facendo. A questo punto vado a mettere giù le nostre polpettine, palline, quello che volete. Ci rivediamo tra un attimo. Eccole qua. Mi raccomando, devono cuocere a fiamma medio-alta per circa 4 minuti. Quindi
cioè, fate attenzione, ogni tanto magari scuotete la padella o giratele con due forchette o due cucchiai, va bene? Devono essere dorate, ma non troppo. Ok? Ci rivediamo dopo. Eccole pronte, ragazzi, sono veramente spettacolari, ma c'è un profumo di arancio, di limone. E adesso vado a metterci un pochino di zucchero a velo, appena un po', in questo modo. E oggi, visto che non c'è Tato mio, mi toccherà fare l'ostaggio, ma con questa una ci faccio pranzo. Però ve la devo far assolutamente vedere e poi la voglio anche assaggiare, no? Come sono venute, guardate. Sono ancora fumanti, eppure guardate come sono soffici e ben sfocate, nonna diceva. Se sono ben sfocate, cioè nel senso che sono ben lievitate, ok? Ne assaggio mezza, una è troppa, ok? Mo faccio come lui. Scusate, ho il sorcio in bocca e scoppa pure. Detto questo, fatele. Come avete visto, ci vogliono 5 minuti. Poi, se c'è della planetaria o le fruste elettriche, ancora meno. Quindi, ci rivediamo qua per le prossime ricette. Vi saluto e mi raccomando, scriveteci sempre da dove ci guardate, perché noi siamo molto curiosi di sapere di dove siete. Grazie mille a tutti per aver visto il nostro video. Ciao!